la speranza da parte di tutti che comunque la Repubblica di San Marino in qualche modo si sbloccasse, quindi non possiamo dire che la Repubblica di San Marino come qualità di vita sia uguale alla provincia di Rimini, qui c'è una qualità di vita migliore, no? Vediamo anche i parametri degli stipendi, tutto il resto sono più elevati, anche nel settore immobiliare, in tutti c'era la speranza che nessuno poi immaginava uno scudo fiscale, il problema delle banche, la fuoriuscita dei capitali, la crisi come c'è stata, le liquidazioni coatte, il venire a meno di un sacco di posti di lavoro. Uno pensava sempre in una ripresa, quindi c'è inutile che svendo, che tanto San Marino si dovrà riprendere, l'idea era questa. È chiaro che se si prevedeva lo scudo fiscale come è avvenuto, anzi gli scudi fiscali, la fuoriuscita dei capitali, la crisi eccetera, chi si sarebbe indebitato nelle operazioni, arrivederci, buonasera, chi si sarebbe indebitato, in capital si indebitava, in capital andava avanti nell'operatività, chi lo prevedeva? Nessuno. Avvocato, qua...